Mercoledì 13 marzo, presso Palazzo Pallavicini, si è tenuta la presentazione della mostra Surrealist Lee Miller. Abbiamo intervistato la curatrice Vittoria Mainoldi di ONO Arte Contemporanea. Puoi raccontarci la mostra di Lee Miller? Sì, Surrealist Lee Miller apre il 14 marzo a Palazzo Pallavicini a Bologna e durerà fino al 9 di giugno. È una mostra che in 101 opere ripercorre la storia della vita e il lavoro di una delle più importanti fotografe del XX secolo, appunto, Lee Miller. Lee è stato un personaggio veramente molto eclettico ed è stato uno dei motivi per cui abbiamo voluto raccontare per la prima volta la sua storia qui. Lee appunto è stata prima di tutto fotografa anche nel mondo della moda, della pubblicità, poi diventa fotoreporter al seguito degli alleati dell'esercito americano, è stata la prima donna ad entrare nei campi di Buchenwald e Dachau, ci ha raccontato quindi con le sue immagini dei documenti straordinari della storia del 1900. Lì però le foto non le faceva soltanto, le commentava anche, era anche giornalista, scriveva per Vogue e quindi appunto i suoi articoli erano accompagnati foto e parole by Lee Miller. Alla fine della sua carriera, dopo la guerra, Lee si ritira in campagna e troverà un'altra grande passione che l'aiuta a superare anni bui a livello personale, quella della cucina, diventa una cuoca a livello internazionale, così la nipote di Lee Miller, adesso direttrice dell'archivio Lee Miller, racconta che lì aveva tre armi segrete: la macchina fotografica, la macchina da scrivere e il coltello da cucina.